Ok. Prego. Bene, salve a tutti e tutte. Marco, fai tu la presentazione? Sì, allora, buonasera a tutti. È il compito di quello di introdurre Ugo Biggeri, è presidente, per chi non lo conosce, di Etica SCR, è stato presidente per diversi anni di Banca Etica e con Ugo entreremo un po' nel vivo degli argomenti che intendiamo affrontare in questo corso, alcuni strumenti finanziari di cui parlerà oggi Ugo, in particolare degli investimenti in borsa legati appunto anche al fenomeno della crisi, come dice il titolo che vedete nella prima slide. Purtroppo, dicevo prima, questi incontri dovremmo farli probabilmente buona parte via online, e questo è un limite che ci pesa, però meglio che niente, diciamo. Dai, io non, anche per evitare ulteriori problemi tecnici, cerco di stringere e lascio subito la parola a Ugo, così almeno vediamo di stare anche nei tempi previsti. Prego, Ugo, grazie. Ma sentite, io vi proporrei una cosa del genere, visto che non siamo, per ora vedo siamo 12, forse magari arriveremo a una ventina, non lo so, ma vi proporrei un approccio interattivo, quindi anche se non accendete il video, però vi chiederei di intervenire, perché secondo me ce la facciamo anche senza utilizzare gruppi di lavoro o la chat, ma se volete usiamo anche, ho visto c'è una chat, quindi si può usare anche quella volendo. E quindi io, diciamo, avrei piacere di interagire con voi per evitare di ammorbarvi per un'ora e mezzo su che cosa sono le borse o come funzionano. Quindi, diciamo, magari in framezzo con qualche ragionamento, però vi proverei a fare un po' di domande. Intanto la prima domanda, giusto per capire a che punto siamo tutti quanti, è se avete chiaro che cos'è che si compra e si vende nelle borse. Quindi se c'è qualcuno che vuole rispondere, lo scrivo anche in chat. Principalmente. Bene, le E le azioni principalmente. obbligazioni anche. Le obbligazioni dipende se sono quotate, comunque sì. E che cosa vuol dire? Cosa sono le azioni? Ce l'aveva detto l'altra volta, all'altro incontro, diceva è parte della quota capitale l'azione, giusto? Della quota Perfetto. capitale di un'azienda. Dunque, quindi quando in borsa si scambiano titoli di proprietà sostanzialmente. Le obbligazioni è una cosa a parte. Ora magari ci torniamo, me lo segno così se non ve le hanno spiegate l'altra volta, vi spiego in un attimo anche cosa sono le obbligazioni. Quindi sono titoli di proprietà che appunto rappresentano il capitale sociale di una società, di un'impresa. A cosa serve il capitale sociale di un'impresa? L'avete chiaro? Vediamo, questa forse ve la provo a buttare giù lì. Quando si fa impresa, non a caso si tiene la contabilità con due tenute di conto. Uno è il conto economico e l'altro è lo stato patrimoniale. Lo stato patrimoniale non è quello che ha a che, cioè, ha quello che ha a che fare col patrimonio. Quindi vuol dire che ci sono tutte quelle entrate e uscite che però non si esauriscono lungo un anno, ma che riguardano quello che è il capitale fisso, il patrimonio fisso di una, fisso, non è fisso perché cambia, ma insomma il patrimonio di un'impresa. Quindi dentro lo stato patrimoniale ci finiscono cose come la proprietà degli immobili, le azioni appunto del capitale sociale, le riserve che uno ha accumulato. È chiaro questo? Sì.
Allora, le azioni sono un titolo di proprietà della società che va, normalmente lo contabilizzi nello stato patrimoniale, non nel conto economico. Se compri un'azione o vendi un'azione, non vedi un granché nel conto economico, tranne che quando, diciamo, magari a fine anno si prendono delle decisioni. In base a come si dividono gli utili. Che decisioni si possono prendere in base a come si dividono gli utili? Uno ha fatto un risultato economico, cosa può fare? Di ripartirli per i soci, ripartire gli utili, Ripartire gli utili. oppure Di solito un'azione può generare un dividendo, d'accordo? sì, oppure di lasciarli Prendiamo. come capitale di Ti riserva, sento poco, scusa. oppure lasciarlo come capitale di riserva per far fronte D'accordo. eventuali, non so, eventuali cose che possono servire nel futuro, insomma. Bene. Se Scusa uno Chiara, ha non si detto sente. si può lasciare come eventuali riserve, d'accordo? Quindi, se uno compra diciamo, se uno una società ha una società che ha delle azioni, quando tu sei proprietario delle azioni, sei proprietario in quota rispetto al totale delle azioni di quell'azienda. Quando si intende che sei proprietario di quell'azienda, si intende non soltanto che sei proprietario del monte, diciamo, delle azioni, ma di tutto il valore dell'azienda. Per cui sei proprietario anche degli immobili, sei proprietario anche del know-how, dei brevetti, di tutto quello che c'è dentro, che è tutto dentro l'azienda. Bene, allora. Per arrivare un pochino più avvicinarsi un pochino di più a che cosa sono le borse, dobbiamo capire perché uno compra delle azioni. Compri le azioni per guadagnare? Sì, potresti anche comprare le azioni perché vuoi influenzare un'impresa, perché vuoi partecipare alla vita dell'impresa, però diciamo che compri azioni per guadagnare. Allora la domanda che ti faccio è come si guadagna dalle azioni? Se magari la vita dell'impresa, dell'azienda della quale appunto hai comprato delle azioni, magari è attivo, magari ora lo sto facendo molto basilarmente, ecco. Cioè, se c'hai comunque anche degli utili, perché no, anche degli utili, te ne viene anche a te una volta che hai comprato le azioni. È più terra terra la domanda. Leonardo dice Più della mia buy, cultura. buy low, sell high. Ci sono due modi per guadagnare dalle azioni sostanzialmente. Uno, l'abbiamo detto prima. Se Diventi socio. compri le azioni staccano un dividendo tutti gli anni verso aprile, maggio. Tu raccogli i frutti di quello che hai investito. Quindi tu sei un proprietario e tutti gli anni la società ha un payoff, si scrive payoff, ve lo sto scrivendo in chat, ha un payoff, no, non l'ho beccato, vuol dire quello che esce, io guadagno, ho un utile di 100. Ho un payoff ratio dell'80%, vuol dire che io l'80% del mio utile lo destino ai miei azionisti, che quindi si vedranno aumentare o avere un dividendo, anzi di solito hanno proprio dei quattrini che gli entrano. Quindi questo è il modo, diciamo, più ovvio. Voi se partecipate a un'impresa o anche un SRL, alla fine dell'anno, se questa impresa è andata bene, può staccare un dividendo e voi avete un rendimento su quello che ci avete investito. Però Leonardo dice buy low, sell high, cosa vuol dire? Buy low, sell high. Compri a meno e a vendi di più, cioè quindi in pratica compri l'azione a un tot e la puoi rivendere Quando è aumentato il valore quando sostanzialmente. è aumentato il valore. Bene, allora. Vediamo di andare un pochino a fondo a questo concetto. Se io
punto di guadagnare sui dividendi, ovviamente ho una visione di lungo periodo, perché mi interessa che tutti gli anni la mia società, la società in cui ho investito, mi dia dei dividendi. Quindi abbia degli utili tutti gli anni sia in grado di fare una distribuzione degli utili. Però io posso anche comprare oggi, perché magari il mercato va male, e rivendere non tra un anno, anche tra 4 giorni, se il mercato va bene. Questa è tipicamente, da dizionario, un'azione speculativa. Io la faccio perché appunto voglio ottenere un guadagno e in un certo senso può venire il dubbio che sia un'azione appunto solo speculativa. Secondo voi è così o c'è anche un aspetto positivo nel fatto che le persone, le società di investimento comprino delle azioni? Magari alle volte le comprano per salvarle non lo so, da una situazione magari negativa. Lei è troppo buona. Sono troppo buona, No, vero? perdonatemi. Non so chi lo fa, però non lo so, può essere, Prego. non so. C'era qualcun altro che voleva intervenire? Io sono Federica, scusatemi, però è molto interessante questo scambio fra Ugo e Chiara, però Chiara non si sente, quindi è molto faticoso, per cui io Chiara trovo un sistema per farsi sentire, perché se no non si riesce, bisogna sempre un po' intuire le tue parole, i tuoi interventi, che sono peraltro molto interessanti, anche perché io non c'ho niente da dire, quindi se qualcuno ce l'ha invece sono Mi sentite contenta. più ora? Ti avvicino il microfono? Forse devi No, alzare appena appena. Forse un auricolare con microfono può essere Allora, utile. intanto che Chiara, se ho capito bene, prova a aggiustare. Abbiamo detto che si comprano le azioni o per i dividendi oppure perché si vuole guadagnare sulle differenze di prezzo. Ma facciamo un passo indietro, così possiamo rispondere alla domanda attività di speculativa può essere utile oppure no. Che tipo, sapete che azioni, cioè come funzionano le azioni? Cioè com'è che un'impresa vende le azioni sul mercato? Cioè fa un aumento di capitale? La società ha bisogno di capitale, quindi va in borsa e comincia a vendere delle azioni. Funziona così o è un po' diverso il mercato azionario? Questo è un punto importante. Cioè, fate un parallelo con un'impresa SRL, che forse l'avete più chiaro. Quando uno fa un'impresa SRL, si mettono insieme 4 persone, 2 persone, una, comunque sia, facciamo sì che se ne mettono insieme 10 persone e ognuna mette il 10% del capitale, d'accordo? In quel momento prima non c'era, poi sono state emesse delle azioni, sono state comprate e c'è una società che a quel punto ha un determinato capitale. In borsa che cosa succede? Si fa aumentare questo capitale e se si fa aumentare in che modo aumenta? Avete capito la domanda? Cioè, Sì, ma non so la risposta. sono azioni nuove che compriamo in borsa o sono azioni vecchie che ci sono già? Beh, nuove, se è il capitale che ne voglio di più, non c'era prima, perciò è nuova, è un'azione nuova, credo. Sono altre idee? Io credo siano azioni vecchie, cioè vecchie già emesse, che vengono scambiate in borsa, appunto. Allora, quando si fanno le azioni, quando si parla di una società di azioni, ci sono due momenti. Uno è il mercato primario. Non lo vedete quasi mai in borsa. Il mercato primario è quando una società vende azioni, cioè crea azioni e le vende. Perché in base a come sta andando, quindi non è soltanto nel momento in cui nasce, può essere anche che fa un aumento di capitale, e quindi mette nuove azioni e le mette sul mercato. Di solito si trova un intermediario che la fa, una grossa banca o anche una piccola banca se la società è piccola. Comunque, di solito sono le grosse banche che fanno
che emettono gli aumenti di capitale. Quelle sono nuove azioni, nel senso che si aggiungono al monte delle azioni. Poi però esiste un mercato secondario. Il mercato secondario è quello dove le persone che sono proprietarie di qualcosa tra di loro si possono scambiare quello che hanno comprato, in particolare le azioni. D'accordo? Allora, la borsa è un grande mercato secondario, non è il mercato primario, non è che gli aumenti di capitale, diciamo, passano anche dalla borsa, ma l'attività principale della borsa sono gli scambi del mercato secondario. Quindi sono io, Ugo, compro azioni, magari le ho comprate al momento in cui è stata fatta l'emissione di azioni, visto che conosco Banca Etica, compro un'azione di Banca Etica nuova. Quando compro un'azione di Banca Etica mi rivolgo alla banca, c'è un prospetto informativo, compro un'azione nuova, però poi la vendo a Marco Bindi, e quella che vendo a Marco Bindi è un'azione vecchia, non è un'azione, è un'azione che c'era già, è un'azione già esistente, non è il nuovo capitale della banca. La banca non se ne accorge nemmeno sul suo capitale, perché prima il proprietario era Ugo Biggeri, poi il proprietario è Marco Bindi, l'azione che è stata scambiata, diciamo, la banca può non sapere nulla di che cosa succede dietro. Allora, questo è un tema importante. Il mercato azionario, i mercati delle borse, è un mercato principalmente secondario, in cui si comprano e si vendono azioni già esistenti. Allora, la critica che potrebbe venire, ed è anche una sua ragionevolezza, sono due. Non è soltanto che si potrebbe fare attività speculativa, ma anche che sostanzialmente tu nel comprare o vendere queste azioni non è che fai aumentare o diminuire il capitale, il numero di azioni possedute dalla società. Bene, però in realtà se il mercato azionario funziona, vuol dire che anche questa funzione apparentemente speculativa dei mercati azionari ha un suo valore. Potete capire rispetto a una società, perché una società è interessata ad andare in borsa? E perché questo alla fine è anche legato col fatto che questa società riesca a trovare i capitali e a crescere? Cioè io... Perché la borsa è un mercato più ampio, appunto, quindi ha maggiori possibilità di trovare investitori. Sì, io però sto parlando, sono gli investitori, in realtà si scambiano le azioni tra di loro. Quindi qual è? Vediamolo alla rovescio, perché si riesce a capire a cosa serve la borsa se si riesce a capire le difficoltà di quando non c'è la borsa. Se io compro, uno di voi compra azioni di una SRL, di una impresa, anche una SPA piccolina, ma anche di una cooperativa, e poi le vuole vendere, secondo voi è facile venderlo o è difficile? Cioè, perché il mercato... Deve trovare qualcuno che le compra. Devo trovare qualcuno che le compra. E a volte è complicato trovare qualcuno che le compra. Molto complicato. Qual è una delle più... A parte le azioni del Villaggio dei Popoli, che tutti noi vogliamo comprare assolutamente, d'accordo? Ma a parte per motivi perché ci crediamo idealmente. Ma se no, qual è che uno prima di comprare un'azione, che cos'è che vuol sapere? Se sarà comprata, cioè se la può rivendere. Se la può rivendere, viene detto, giusto? Quindi vuol sapere se dà un rendimento, se la società va bene, se vuole sapere un sacco di cose, no? Allora, il mercato secondario di solito è un mercato che non esiste, che è molto complicato, che in cui ti devi arrangiare, non hai informazioni certe. Allora, la funzione principale del mercato della borsa è di essere un mercato secondario in cui si cerca di ridurre al massimo, ovviamente non si annulla, tutta la simmetria informativa, per cui tutti quanti, in teoria, possiamo avere le stesse informazioni su come va una società e come si comporta su tanti aspetti. Tra l'altro, recentemente, anche sono obbligate le società che sono quotate, che sono in borsa, a darti anche delle informazioni non finanziarie sugli impatti sociali, gli impatti ambientali, d'accordo? Quindi una
società che è quotata in borsa, di una società che è quotata in borsa, chiunque di noi può sapere come si comporta. Non solo, ma siccome c'è un mercato secondario regolamentato che addirittura è mondiale, la determinazione del prezzo va secondo la legge della domanda e dell'offerta. Quindi, se quelle azioni non le vuole proprio comprare nessuno, il prezzo va giù. Se quelle azioni le vogliono comprare in tanti, il prezzo sale, d'accordo? Allora, questa cosa fa, quindi non direttamente perché aumentano le azioni, ma perché aumenta il valore delle azioni, fa bene alle aziende. Quando Marco prima ha detto perché c'è un mercato più ampio, che cosa vuol dire? Vuol dire che intanto le mie azioni diventano più facili da vendere anche quando farò un'emissione di nuove azioni, perché le mie azioni sono vendibili in qualunque momento su un mercato secondario regolamentato. Quindi io compro oggi azioni di una società quotata, non domani, ma oggi pomeriggio, mi sono pentito, la posso rivendere, d'accordo? No, una cosa del genere è impensabile per una SRL, per una cooperativa, per una SPA che non sia quotata. Il fatto che sia così facile da vendere è un bel incentivo per gli investitori, sia istituzionali che retail, ma soprattutto per gli investitori istituzionali. Quindi io creo un mercato in cui è molto più facile vendere e comprare azioni, e solo per il fatto che ho creato questo mercato attivo molti più capitali in quelle imprese. Per questo le imprese vogliono quotarsi in borsa. Non ho capito una cosa. Sì. Posso? Ma se hai detto che chi ha l'azione, allora all'azienda non interessa chi ha l'azione perché il suo capitale rimane quello, Sì. No, poi allora non interessa, dopo ne parliamo. Sì. e quindi che ce l'abbia Gigi o che ce l'abbia il presidente di non so che banca, gli è indifferente, perciò non riesco ancora a capire perché quotarsi, solo perché così più vorranno le sue azioni? Certo, perché a quel punto, diciamo, in realtà c'è poi un tema che nelle società quotate, che sono tutte SPA, c'è poi un tema di governo. E quindi non è che proprio non importi a chi vanno le azioni, ma diciamo, se non si cambiano gli equilibri di potere, cioè di chi ha il pacchetto di controllo, in realtà sì, è uguale, perché la possegga Ugo, la possegga Chiara, l'azione alla società non gli cambia nulla. Ma il fatto che io possa comprare quell'azione e poi sapere che la posso vendere a Chiara piuttosto che a chiunque altro, fa sì che io porti i capitali, voglia comprare quelle azioni, e quindi il valore dell'azione mi cresce. Ma se mi cresce il valore delle azioni, perché c'è un mercato in cui quelle azioni vengono comprate a un prezzo che di anno in anno è sempre più alto, beh, cresce il mio valore della società. Cioè, io non ho aumentato il numero di azionisti, non ho aumentato il numero delle azioni, ma grazie alla borsa ho aumentato il valore delle mie azioni. Quindi io valgo di più. La Microsoft o no, la Apple che ti va, o la Google che ti valgono quanto l'Italia, hanno un valore di borsa che è pari al prodotto interno lordo dell'Italia, non hanno tante difficoltà a trovare finanziamenti sul mercato. Sono delle società in cui tutti vogliono investire, in cui tutti vogliono entrare. Quindi sì, anche senza arrivare a livelli della Google, è chiaro che se uno ha una società quotata che va bene, riesce a trovare a far sì che il suo capitale aumenta, non aumenta per nuove emissioni, ma aumenta perché immediatamente la bontà del lavoro che sta facendo si traduce in un aumento del valore delle azioni, perché tutte le vogliono comprare. E quindi ha più soldi poi per poter lavorare. Quindi è vero che noi vediamo l'aspetto negativo della borsa, cioè compro a poco per vendere a tanto, però in questo compro a poco per vendere a tanto, in realtà si accompagna l'impresa nella sua crescita. Quindi l'impresa che sta lavorando bene vede crescere il suo capitale senza bisogno di stare in continuazione a cercarlo quando si lei di emettere nuove azioni. Da Posso fare una domanda? spiegarmi? Sì. Prego. Ma quando un'azienda emette delle azioni, dopo un po' di tempo può ovviamente decidere di metterne altre? Cioè, Sì. Sì. quindi diciamo se nel frattempo il valore delle azioni aveva messo all'inizio è salito, quelle che emetterà dopo
le vendere a un prezzo maggiore, giusto? Certo. Ok, quindi c'è anche questo aspetto. C'è anche questo vantaggio qui per l'impresa, sicuramente. Quindi, diciamo, l'effetto speculativo del compra poco e venda tanto, è chiaro che poi dopo ne parliamo abbondantemente in termini negativi, però ha anche un effetto positivo. Se non si capisce l'effetto, l'utilità della borsa, dopo la borsa sembra soltanto un disastro totale, no? Invece ci sono degli aspetti decisamente positivi. Quindi servono per la capitalizzazione, per far crescere bene le aziende. Quindi in realtà, anche quando... Nicole, se vuoi intervenire, io vedo uno vuole intervenire. Simone, sono Simone. Simone. Vai. Ma io non ho capito una cosa neanche io. Se aumenta il valore della capitalizzazione, come si traduce questo in una maggiore raccolta di capitali per l'azienda? Cioè devono vendere le azioni per poter monetizzare l'aumento del valore? No. No, no. L'azienda ha il valore, sostanzialmente, quando un'azienda è in borsa, il valore della sua quotazione, se tutto fosse fatto come si deve, rappresenta il valore dell'azienda. Quindi non è che quei soldi li può prendere e diciamo così, li spende, perché sono i soldi degli azionisti, è il capitale sociale, ma il valore delle aziende è cresciuto e quindi è più facile che possa attuare degli investimenti, ad esempio tramite il prestito delle banche, oppure investendo direttamente, perché comunque ha il suo patrimonio, in nuove attività, nuovi settori, nuove attività imprenditoriali. Quindi quando si parla di raccolta di capitale, deve essere conseguente a un aumento del capitale, non solo a un aumento del valore delle azioni. Sì, però, nuove azioni, però nel patrimonio di un'azienda non ci sono soltanto le azioni, c'è anche tutti gli asset che questa azienda ha, che può utilizzare più liberamente perché gli è aumentato il valore delle azioni. Ok. Può vendere più facilmente gli immobili che ha, può smobilizzare dei fondi che ha da altre parti, il patrimonio è fatto da non soltanto dal valore delle azioni, è fatto anche dalle riserve, da tutto ciò che ha di valore all'interno di un'azienda. Le azioni sono legate agli azionisti, ma tutto il resto no. Però se il valore delle azioni continua a crescere, beh, insomma, ti puoi usare meglio anche il resto. Addirittura, quello che succede, ed è purtroppo una realtà, ma è una contraddizione, le aziende che sono particolarmente capitalizzate in borsa, appunto possiamo fare l'esempio della Apple, hanno così tanta liquidità, così tanto valore delle proprie azioni, che di fatto fanno anche un'attività finanziaria enorme, perché non investono tutto nella produzione, perché hanno così tanti soldi, perché tutti vogliono investire in Apple, che loro questi soldi li tengono anche parcheggiati in strumenti finanziari, quindi di fatto fanno anche da banca, o comunque da società di investimento. Però, insomma, quello che succede è che una maggiore capitalizzazione di un'impresa consente all'impresa di lavorare con obiettivi di lungo periodo e con solidità molto maggiore di quando un'impresa non ha la capitalizzazione sufficiente. Ho risposto oppure non ci sono riuscito? Sì, sì. Ok. Claro. Bene, allora, qual è un altro aspetto positivo delle azioni? Quindi le azioni il mercato azionario, abbiamo visto, ha questa funzione per cui anche gli aspetti, tra virgolette, speculativi sono utili, perché determinano quella che si chiama la quotazione, cioè tu ogni giorno sai, ogni ora sai qual è il valore di quella azione, quindi puoi comprare e venderla. C'è sul quaderno? Esiste questo mercato appunto azionario, che è un mercato secondario. Ecco, l'altro aspetto positivo è che per poter essere quotate, le aziende hanno, ovviamente devono avere una dimensione minima, perché devono rispondere a un sacco di requisiti molto stringenti. E anche io questo poi penso che un'altra lezione a dicembre, avrete il primo dicembre per fare un'altra lezione su questo tema, ma se uno vuole sapere delle imprese quotate
come si comportano rispetto all'ambiente, ai diritti umani o a tanti indicatori non finanziari ma di interesse sociale e ambientale, beh, in realtà queste informazioni si trovano, perché le imprese quotate sono obbligate a dare un sacco di informazioni che una volta sono di tipo economico, finanziario, ma ormai già da diversi anni sono anche di tipo appunto non finanziario, e quindi si possono sapere un sacco di cose su queste aziende. E hanno un sistema di governance che è chiaro che è assolutamente di tipo capitalistico, cioè governato da chi ha il controllo delle percentuali più alte delle azioni, però con una trasparenza che fa sì che se poi ci sono comportamenti scorretti, di solito c'è un'autorità di vigilanza che interviene. Ecco, da questo punto di vista, le rigidità, le attenzioni a cui sono sottoposte le società quotate sono molto più alte di quelle che conosciamo abitualmente nelle SRL, nelle cooperative, ma anche nelle associazioni. Cioè i bilanci delle grandi società quotate sono molto più trasparenti di tantissimi altri bilanci che ci può capitare di avere tra le mani. E questo mi pare che sia un elemento utile da considerare. Sono domande, se no andiamo avanti e cominciamo a parlare malissimo delle borse. Va bene, allora... mi senti? Sì. Ciao, senti, io non so se ora riparlando me lo capirò meglio, però diciamo, rispetto a un'impresa che ha il suo bilancio, conto economico, stato patrimoniale, eccetera, io non ho chiaro come si calcola il valore di un'azione. Non l'ho capito. Da parte nelle azioni quotate o nella... Fabio, qui scrivono, sul registro c'è scritto di studiare sul quaderno ontologia. Questo credo che sia un altro... No, ti dicevo, dov'è che non è chiaro? Aspetta, deve chiudere il microfono, chi sta col figliolo... Forse non ci sente. Timone, allora, chiudi il microfono. Scusate, ma io l'ho chiuso, non so come mai non lo chiude. Abbiate pazienza, ci riprovo. Okay. No, dicevo, cioè fai conto, cioè, io non ho abbastanza conoscenza delle imprese, ma io suppongo che metto su con una mia socia un'azienda che fa cibo per gatti. Andiamo alla grande. Ci quotiamo, va bene? Come si fa a dire quanto costa un'azione nostra? Io ti rigiro la domanda. Se te non ti quoti e chiedi a me di comprare azioni, di entrare nella tua società, vai a dirmi quanto vale, quanto deve. Non ho la minima idea. Ecco, appunto. Allora, nel caso che... E ora lo brutalizzo, però nel caso che la tua azienda di cibo per gatti non sia quotata, sei tu che devi convincermi che la società ha un determinato valore e mi chiedi di entrare a quel valore. Nel caso in cui la società è quotata, c'è tutta una serie di meccanismi, di autorità di controllo, soprattutto di procedure standardizzate, che arriveranno a decidere qual è il valore della tua azione a cui te ti puoi quotare. Tiene conto un po' di tutto, si può tenere conto anche del valore del marchio, perché se la Moncler ti quoti, il marchio Moncler vale un monte, anche se i piumini mi sembra siano uguali a quelli altri. D'accordo? Quindi, una volta, quindi nel momento in cui fai la prima volta la quotazione di borsa, c'è qualcun altro che si deve prendere la responsabilità di averti valutato correttamente. E guarda, valutare completamente vuol dire valutare tutto quello che hai dentro, quindi non solo se hai 100.000 euro di capitale sociale, ma se hai delle imprese, se hai degli immobili, se hai del know-how all'interno, se hai un brevetto, se hai delle maestranze che nessuno altro ha, se hai un marchio che tutti vogliono, no? Quindi devi cercare di valutare tutto questo e dire che tipo di valore ha. E quindi stabilisci il valore delle azioni in un modo molto più standardizzato.
che faccio lo fa qualcosa di sovraordinato. Sì. Ok. Io ti faccio l'esempio che conosco meglio. Banca Etica, le azioni valgono, mi pare, 57 euro, 58 euro, non mi ricordo più, l'ho fatto pure io l'ultimo momento di capitale, però è l'ultimo sovrapprezzo per determinare le azioni. La domanda che ti fai, ti devi fare come consiglio di amministrazione, se vuoi essere serio, dici, ma il mio, li valgo almeno questi 58 euro ad azione oppure no? In realtà probabilmente dalle stime fatte, poi dovremo arrivare, perché ora le normative imporranno anche a noi, anche alla banca, di dare una definizione più precisa, dice sì, ma te non devi soltanto prendere il capitale sociale e dividerlo tra tutti i soci, devi prendere tutto il patrimonio e dividerlo potenzialmente tra i soci, perché i soci sono proprietari di tutto, anche di, non del capitale sociale, ma anche delle riserve, degli asset, del fatto che sei proprietario al 51% di Etica SGR, eccetera, eccetera. Quindi probabilmente le azioni di Banca Etica, se domani un giorno, non lo faremo mai, dovessimo essere quotate, farebbero molto di più dei 58 euro a cui valgono oggi, no? Perché ci metti dentro tutto. D'altra parte, per fare un altro esempio, la Popolare di Vicenza, che non era quotata, aveva deciso che le sue azioni valevano un sacco perché gli conveniva per tenere su i bilanci, no? E quindi anche alcuni, diciamo, comportamenti non corretti di società non quotate venivano da questa arbitrarietà nel definire quanto vale come azione. Ecco, quando sei in borsa, diciamo che questa arbitrarietà, almeno totalmente autoreferenziale, non esiste più. È il mercato, è gli scambi che avvengono nel mercato di borsa che finisce per determinare il prezzo, con anche dei meccanismi potentemente distorsivi, perché quello che vediamo che succede è che a volte si può far salire o scendere il prezzo delle azioni anche in modo scorrelato da come sta andando l'azienda. Allora, perché non voler rischiare di parlare solo bene delle cose borsa, è importante capire a cosa servono, proprio per poterne parlare male, vi faccio alcuni esempi. Un incentivo per comprare azioni è che una società vada bene. Ci sono un sacco di grandi società di borsa che danno dei dividendi con le loro azioni, anche se hanno risultati negativi. Quindi danno il dividendo e di fatto stanno, in questo caso, distribuiscono capitale, cioè stanno sottraendo valore al capitale. Quindi, non so se avete chiaro, uno alla fine dell'anno ha un utile di 1 miliardo e stacca dividendi, cioè paga dividendi di 2 miliardi, perché in realtà vuole far sì che le sue azioni rendano il 5% e vuole che rendano il 5% negli anni. Allora è chiaro che se uno negli anni è riuscito sempre a dare il 5%, un anno è andata un po' peggio, ma è chiaro, ho già visto che negli anni successivi andrà bene, ma può anche dire io mi rimango in media, gli altri anni avevo reso anche il 7, ma ho distribuito il 5, quest'anno ho reso il 4, distribuisco il 5 lo stesso. Però oggi è un meccanismo che viene utilizzato da tante società di borsa di comunque cercare di raggiungere l'utile, di dare un utile importante, perché in questo modo un po' è come se gonfiassero il mercato. È chiaro che sul lungo periodo questo crea disastri. Altra cosa che si fa oggi, assolutamente secondo me non sensata, è il cosiddetto buyback. Lo scrivo, bui. Cioè, buyback vuol dire che una società compra le sue azioni. Siccome le azioni in borsa sono di chiunque, cioè chiunque può comprarle, io sono la Ugo Biggeri S.P.A., vendo le azioni della Ugo Biggeri S.P.A. che notoriamente fa non lo so, gelato alle more di Gelso sul mercato quotato, e poi mi compro io, Ugo Biggeri, le azioni, io Ugo Biggeri S.P.A., le azioni della Ugo Biggeri S.P.A. In questo modo faccio aumentare il valore delle mie azioni. Ma in realtà aumento il valore delle mie azioni spendendo soldi da un'altra tasca della stessa società. Ecco, il buyback è una cosa che viene fatta molto ed è decisamente negativa, perché si cerca di ottenere un effetto distorsivo del mercato, di quelle... Mi sono perso? No, non lo so.
di quelle azioni positive appunto che può fare il mercato proprio per sì, è legale il buyback. Ci sono un sacco di cose che sono legali. Ora, se volete, facciamo anche un altro po' di esempi. Il problema della borsa oggi, i problemi della borsa oggi sono dovuti al fatto che si possono fare un sacco di cose che nel mondo reale sarebbero illegali e invece nel mondo finanziario sono non solo tollerate, ma fatte abbondantemente, e che si sono costruiti meccanismi speculativi molto ma molto veloci, sempre, sempre più veloci. Quindi vi ho detto del dividendi dati quando non ci sono utili. No, vi ho detto del buyback. Ecco, un'altra cosa che purtroppo si fa sempre di più sono le cosiddette vendite allo scoperto. Le vendite allo scoperto non sono le vendite nel mercatino rionale fuori quando piove, che uno dice che sono vendite allo scoperto, bisogna prendere l'ombrello. No, le vendite allo scoperto sono il fatto che oggi le azioni si possono anche noleggiare, eh? Si possono fare, cioè io ho delle azioni, non te le vendo, perché l'azione è un titolo di proprietà, è come fosse una cosa. Io quindi, non invece di dartela per sempre, te la noleggio per un po'. Io ti noleggio per un po' le mie azioni. Quindi tu hai preso in prestito le mie azioni, che mi dovrai restituire, e l'unico motivo per cui le hai prese in prestito e hai pattuito con me un costo per questo prestito che io ti ho dato è che tu speri nel momento in cui sono tue di poterci speculare sopra e guadagnare. E uno dei modi tipici di farlo, ad esempio, è di prendere in prestito le azioni, poi le vendi, attenzione, non sono tue, le vendi queste azioni, e poi quando al momento in cui è finito il termine del prestito per cui le devo restituire, le ricompro. Ovviamente in questo modo, per esempio, si guadagna se un mercato va giù, sta andando giù. Io riesco a guadagnare dal fatto che il mercato sta crollando perché faaccio le vendite allo scoperto. Mi compro delle, de, no, mi prendo in prestito delle azioni, le vendo quando ancora valgono qualcosa, dopo poco, quando valgono meno, le ricompro, la differenza è mia. Io ho restituito le azioni, pago quello che dovevo a chi di dovere. È chiaro che un comportamento speculativo di questo tipo, fatto su grande scala, beh, può fare veramente dei disastri. Quindi le vendite allo scoperto sono una cosa che se te, voi immaginatevi che uno sa che i pantaloni a zampa di elefante, io sono una bestia, non so cosa vada oggi, ma faccio questo esempio perché i pantaloni a tubo non vanno più o tra poco smetteranno di andare, io mi metto d'accordo con un rivenditore di jeans attillati, gliele compro oggi, non gliele compro, dico me ne presti 100 paia per 8 euro al giorno, io poi il primo giorno le vendo tutti, anzi li vendo già a un po' meno di quanto costerebbero, questo aiuta a far sì che comincino a costare sempre meno questi jeans, poi li ricompro e glieli rendo. È chiaro che se faccio così nella vita reale mi rincorrono, eh? O se lo faccio con un'auto a noleggio Deve mi arrendo. essere anche lungimirante, nel senso devi essere anche un Beh po'. certo, devi saperlo fare, infatti sono considerati quelli bravi quelli che fanno queste cose in finanza. Però è chiaro che possono invece innescare volutamente anche dei meccanismi speculativi o di crollo del mercato. Anche perché mentre quando compriamo le azioni nel mercato primario, quando sono emesse, noi facciamo crescere l'economia, la crescita dell'economia nel mercato borsistico avviene non per gli scambi speculativi, ma per il capitale più paziente che continua a far aumentare il valore delle società di borsa, no? Nel momento in cui invece tu fai solo meccanismi speculativi, non stai facendo crescere l'economia, stai facendo un mercato a somma zero, qualcuno vince e qualcuno perde soldi. Ma in questo ci guadagna chi muove le azioni o anche la società? No, solo chi muove le azioni, la società non ci guadagna nulla. Anzi, a volte ha da perdere perché questi meccanismi possono spingere a un crollo delle azioni maggiore di quello che si sarebbe avuto in realtà sul breve periodo. Tenete presente questa cosa,
proprio un meccanismo come vi ho descritto, è quello per esempio che succede oggi in finanza. Un'altra cosa che si può fare è high frequency trading, cioè comprare e vendere ad altissima frequenza. Beh, siccome non siamo molto veloci come umani, lo facciamo fare a computer, no? E quindi cosa succede? Che quando un indice di borsa o un'azione si vede che comincia a calare o a scendere, e quindi si capisce che c'è una fibrillazione nelle contrattazioni, cioè ci sono tanti che vogliono comprare oppure tanti che vogliono vendere, beh, ci sono dei programmi informatici che riescono a inserirsi tra le partenze dell'ordine di acquisto e l'effettuazione dell'ordine di acquisto e sorpassano, arrivano prima di chi ha fatto, ma parliamo veramente di millisecondi, di chi ha fatto la domanda, per cui quando tu vai a comprare quello che volevi comprare a quel prezzo non c'è più perché l'ha comprato un computer al posto tuo, che poi te lo rivende, però te lo rivende maggiorato di un epsilon, di un niente, e quindi tu lo compri lo stesso. Però alla fine questa operazione fatta moltissime volte consente di fare grossi guadagni. Sono guadagni puramente speculativi, fatti solo dalle potenze di calcolo dei computer, sono assolutamente legali, si possono fare, però fanno sì che quando comincia una crisi, poi il rischio è che questi sistemi di high frequency trading la facciano esplodere velocissimamente, perché più c'è volatilità nel mercato, cioè più si tende a vendere o comprare, cioè quindi più ci sono scambi nel mercato e più l'high frequency trading aumenta questi scambi. Quindi capite che un mercato che, come quello della borsa, comunque ha un suo senso, quando ci infili dentro questo tipo di attività, insomma, diventa abbastanza un disastro. Se non avete altre domande su come funziona la borsa, magari facciamo due ragionamenti sulla crisi del 2008, oppure su altre questioni, diciamo, più... Ma, insomma, pure in generale potete farmi altre domande, se riesco, su come funzionano le borse. Poi magari ora vi dico anche una storiellina simpatica. Mi scusi, volevo fare una domanda. Sì. Volevo chiedere, ma a chi giova che ci siano questi meccanismi? Cioè, perché sono stati introdotti, se non hanno nessuna utilità reale, ma soltanto quella di far fare soldi a chi fa questi scambi? È una buona domanda. In generale, quasi tutti questi meccanismi, ma almeno poi quando ho provato a scavare dentro io per capirci, io, si è detto per inciso, non ho studiato economia, cioè nonostante che ora mi trovi anche a insegnare all'università economia, però non... Io ho studiato fisica, quindi ho studiato tutt'altro, e sono stati un po' i casi della vita e del volontariato che hanno fatto sì che mi sono trovato a lavorare con Banca Etica. Non ho studiato economia, ma ho fondato Banca Etica e sono 20 anni che ci sono dentro, quindi alla fine uno, anche se era zuccone, qualcosa ha imparato. Vabbè, questo per rassicurarvi che non sono proprio totalmente impreparato. Però quindi a volte non sono così tecnico, diciamo, sugli aspetti di teoria economica. Però quello che ho imparato è che molto spesso questo tipo di domanda, se fatta lei, non se la fa nessuno. Invece sono belle domande da fare, perché si capisce ancora meglio come funzionano i meccanismi. Allora, in realtà, nella finanza così come concepita oggi, tutti i meccanismi speculativi hanno una funzione, che è una funzione regolatrice. Perché la speculazione, con tutti gli aspetti negativi che possiamo facilmente individuare, però ha un aspetto positivo, che alla fine non lascia scampo. Cioè, se tu sei un'impresa che vale meno di quello che dice, o con quale ti presenti sul mercato, o che sei riuscita a fare credere a tutti che vali, ma in realtà non vali, questi meccanismi speculativi ti stroncano. Cioè, alla fine riportano il prezzo al valore reale. Lo stesso motivo per cui a un certo punto è stato lasciato libero di fluttuare le monete tra di loro, no? Il mercato degli scambi valutari, faccio questo esempio che non c'entra nulla col mercato azionario, però essendo più semplice da capire ci fa capire perché possono servire questi meccanismi.
prima che ci fosse, diciamo, la liberalizzazione degli scambi valutari, succedeva che uno Stato, sostanzialmente erano gli Stati e si mettevano d'accordo su quanto dovevano valere le loro monete. E questa cosa sempre ha generato dei meccanismi anche ridicoli, perché a livello internazionale si decidevano queste robe, e ancora oggi, se andate in alcuni paesi dove ancora si cerca di governare i cambi tra le valute in modo, diciamo, a tavolino, quello che succede è che trovate i cambi a valute al nero, ovviamente, per strada, no? Io ho questo ricordo molto chiaro, perché ormai ho 54 anni, di quando si andava nell'est Europa prima dell'89, no? Prima negli anni 80, e te trovavi, o anche nei primi anni 90, andavi in Romania e trovavi per strada chi ti voleva cambiare i soldi, perché il cambio ufficiale era molto più sfavorevole e la gente in realtà sapeva qual era la gente, non il grande finanziere, la gente sapeva qual era il vero cambio tra le monete. Allora, l'aver liberalizzato gli scambi fa sì che le monete alla fine trovano, grazie a questi meccanismi speculativi, il corretto valore di scambio l'una con l'altra. Qual è il problema? E di nuovo faccio l'esempio sul meccanismo di scambi valutari. È che oggi i volumi finanziari degli scambi sul mercato Forex, che Foreign Exchange, che sono gli scambi solo di comprare e vendere monete, ma non quelli che trovate in Piazza Duomo, quelli che trovate quelli che appunto fatti nei mercati internazionali, sono svariate volte il PIL mondiale. Il PIL mondiale sono 70 mila miliardi, qualcosa del genere, sono più o meno 35 volte il PIL italiano, no? 7 volte di più sono i soldi che vengono messi tutti gli anni negli scambi valutari, alla faccia della funzione regolatrice. Cioè, questa funzione regolatrice funzionerebbe anche con cifre immensamente inferiori, 10 volte inferiori. Quindi tante volte questi meccanismi speculativi hanno effettivamente, sono stati mantenuti in piedi da chi fa le regole, perché hanno una funzione regolatrice. Oggi decisamente la cosa è scappata di mano ed è ridicolo che non si trovi un modo per metterci un cap, cioè facciamo dopo un certo livello, basta, non si può più investire in questi mercati, no? Perché, o comunque si deve disincentivare l'investimento, altrimenti è assurdo. Ecco, la stessa cosa succede in borsa. I meccanismi speculativi in borsa in realtà servono a determinare il giusto prezzo. C'era la Rosa Alma Ghizzini anche qui, è fantastico, è dappertutto. Scusate, una vostra collega l'avevo già avuta in un altro corso. Mi ha appena salutato. Quindi, i meccanismi speculativi ci sono particolarmente gravi, ne vediamo gli effetti gravi. Giustamente la domanda giusta è: ma perché esistono? Esistono perché comunque hanno effettivamente un'utilità nel rendere più efficiente il mercato. Secondo me questa utilità l'hanno perduta ampiamente dai volumi che hanno raggiunto, e perché sono diventati essi stessi dei meccanismi di investimento, che fa sì che i soldi, invece che andare all'economia reale o anche alle borse, che comunque sono legate all'economia reale, finiscono in strumenti che giocano in borsa ma che non sono assolutamente connessi con l'economia reale. Ora, io mi farebbe piacere vedere un video, però non so se riesco. Fate provare a vedere se. Sì, c'è l'opzione. Ne condividi schermo? Com'è? No, ecco, a fondo destra ci sono 3 pallini. Sì. Cosa devo fare? E sui 3 pallini c'è scegli primo video. Scegli? Condividi un video di YouTube. Bella roba. Sì, quello. Devo scriverlo qui. Perfetto, ora lo scrivo. Vediamo se funziona. Funziona, mi sento. Allora, deve mettere l'indirizzo preciso della pagina. Guarda, il video. Funziona. Vedete?
obbligazioni ipotecarie di lui saranno che per le grandi banche. Hanno guadagnato miliardi. No. Sì. Vedete? Sì. Ve lo spiega. In pratica le obbligazioni, sperando che sia quello giusto, sì, sono state molto redditizie per le grandi banche. Hanno guadagnato miliardi e miliardi con la provvigione del 2% su ciascuna obbligazione che vendevano. Poi però i mutui da metterci dentro si sono esauriti. Dopotutto, quante case ci sono e quanta gente ha un buon lavoro per permettersi di comprarle, giusto? Così allora le banche hanno cominciato a riempire le obbligazioni con mutui sempre più rischiosi. Grazie, Venter. In questo modo tenevano gravida la macchina dei ricavi, chiaro? No, scusate, io vedo un'immagine ferma. Questi mutui rischiosi sono stati chiamati subprime. Perciò quando sentite subprime, pensate a merda. Il nostro amico Michael Burry ha scoperto che queste obbligazioni ipotecarie, che dovevano essere al 65% una tripla A, nella realtà sono soltanto piene di merda. E perciò ora ha deciso di venderle allo scoperto, il che significa scommetterci contro. È chiaro? Bene. Ora fuori dai coglioni. È mutato, deve smutarsi. Eccomi qua. Okay. Cioè, non sono sicuramente elegante come Margot Robbie, però spero che qualcheduno di voi l'abbia seguita, comunque tanto mi serviva come spunto. Qualcuno ha conosciuto che film è? No, io non ho proprio visto niente, ho visto un'immagine ferma, quindi ora me lo cerco da sola e me lo vedo. Allora, Margot Robbie, spiegazione, spiegazione, la grande scommessa, il film è la grande scommessa. Qualcuno l'ha visto o me lo sono guardato solo da solo? Sì, sì. No, io no. Qualcuno sì? Anch'io l'ho visto. Peccato, era bello. C'è Margot Robbie, che è un'attrice di quelle bellone, che dentro una vasca da bagno da ricchissima ci spiega cosa sono i mutui subprime. E quindi le vendite allo scoperto, che sicuramente è più simpatico come lo spiega lei, come lo spiego io. Però, siccome si parla della crisi del 2008, ecco, la crisi del 2008 è partita esattamente dal film La Grande Scommessa. Vi consiglio di guardarlo, è veramente bello. Comunque, se no questo spezzone vi ho fatto vedere, cercate Margot Robbie, spiegazione La Grande Scommessa, e vi appare un video di un minuto. E sostanzialmente dice quello che è successo, sempre con questi meccanismi che vi ho descritto nel 2008. Nel 2008, a un certo punto, il mercato immobiliare americano stava andando bene, le banche erano alla ricerca di, diciamo, di strumenti di investimento, e si sono inventati una cosa che anche qui ha assolutamente suoi elementi di ragionevolezza, ma che è stata utilizzata in maniera assolutamente distorta. Quindi ora, diciamo, dobbiamo fare un passo ulteriore rispetto alla borsa per capire cosa è successo nel 2008. Nel 2008 si sono, diciamo, uno dei modi che abbiamo quando si fanno gli investimenti, tendenzialmente noi cittadini pensiamo al rendimento, quindi cerchiamo di capire quanto si può guadagnare. Se siamo un pochino più svegli, cerchiamo anche di preoccuparsi di quanto si può perdere, perché è l'altra faccia della medaglia, ma quasi mai facciamo un ragionamento sul rischio, cioè come quanto rischiamo ad investire. Il quanto rischiamo non è soltanto se posso perdere del denaro, ma è un rischio più generale, perché uno, diciamo, tendenzialmente dovrebbe, si dice, dividere le uova in più panieri, non mettere tutte le uova nello stesso paniere, no? O avere quelle accortezze che magari nella vita quotidiana abbiamo, non lo so, quando sono usciti i primi sacchetti di Mater B, andavamo al supermercato e mettevamo la spesa in due sacchetti di Mater B, perché anche se c'era dentro 30 euro di spesa, sapevamo che il rischio si sfondassero quei sacchetti era importante, no? E quindi prendi le tue precauzioni. Ecco, in finanza la precauzione principale da prendere è quella di suddividerlo il rischio. Cioè, se hai 100.000 euro
da investire, non prendi 100.000 euro di obbligazioni della Popolare dell'Etruria e basta. Non è che non puoi prendere l'obbligazione, ma anche non prendi onestamente neanche 100.000 euro di obbligazioni di Banca Etica. Perché, perché no? Prendi due o tre cose, almeno in tre o quattro, quindi prendi un po' di Banca Etica, poi prendi un fondo di investimento, poi un po' li tieni sul conto corrente anche se non ti rende nulla, ma c'è la garanzia al 100% dello Stato fino a 100.000 euro, un po' li metti in un titolo di Stato, non lo so, insomma fai un tuo ragionamento e suddividi il rischio. Quindi suddividere il rischio è una cosa buona. C'è un altro problema che hanno le banche in generale, che la finanza ne fa oggetto del suo lavoro, che sono le scadenze. Cioè io faccio un mutuo a 20 anni e la raccolta del risparmio ce l'ho a vista, cioè che ognuno magari il giorno dopo mi vuole prendere, vuole riprendere i suoi soldi. Comunque c'è un problema di equilibrio finanziario tra la durata dei mutui e la raccolta, ma ti liberi del rischio. Ti liberi del rischio del sottostante al mutuo. Te hai fatto un investimento e quando l'hai fatto hai valutato il rischio, te lo sei preso questo rischio pensando di poterlo gestire per 20 anni, poi lo vendi e vendi sia il rendimento che questo portafoglio renderà, ma anche il rischio. Beh, a un certo punto, quando cominci a vendere regolarmente i mutui che fai, non è la stessa cosa che quando te li devi tenere. Quello che spiega Margot Robbie è questo, che in America hanno cominciato a fare così tanti mutui anche a persone che non erano assolutamente in grado di ripagarlo. Perché semplicemente il mercato immobiliare stava salendo e quindi le banche dicevano, ma io, tizio non è in grado di pagarmi la rata, ma io prendo l'ipoteca sulla sua casa, la sua casa oggi vale 100.000, tra un anno vale 120.000, tra tre anni varrà 200.000, tra quattro anni varrà 250.000, quindi anche se lui non mi paga, io gli ho prestato 100.000, ma alla fine ne ripiglio addirittura di più, perché io venderò la sua casa a 200.000 euro e ho un'ipoteca da 100.000 sopra. Non solo hanno fatto questa operazione, che già è da deficienti, ma ovviamente non da deficienti vista da oggi, da chi vuole guadagnare sul breve periodo era una pacchia, ma la faccio anche non solo, non me la tengo per me, ma la vendo questo mutuo insieme a tanti altri che finiscono in queste società veicolo, e poi dopo su queste società veicolo c'è stato fatto non ne abbiamo tempo di descrivere, ma dei prodotti derivati, cioè delle assicurazioni contro il fallimento, che erano i cosiddetti credit default swap. Insomma, alla fine te hai messo insieme tutto un sistema in cui questo rischio, invece che, come doveva essere il principio delle cartolarizzazioni, suddividerlo e minimizzarlo, lo hai aumentato a dismisura, perché hai cominciato a mettere, come dice Margot Robbie, merda dentro queste società veicolo. Ecco, il fallimento di questa cosa, che poi è abbastanza incredibile, perché quanti saranno i poveri americani che non riuscivano a pagarsi i mutui? Cioè, saranno tanti milioni, d'accordo? Insomma, parliamo di milioni, di milioni di persone, non di miliardi. Ecco, queste persone a un certo punto non sono state in grado di pagare, il mercato immobiliare ha cominciato a crollare, non ha fatto crollare l'economia solo negli Stati Uniti, ma siccome la finanza è globale, siccome questi investimenti di cui vi parlavo prima, come le vendite allo scoperto, come i derivati, diciamo, su tutte queste tipi di operazioni, avevano volumi enormi, cioè l'effetto leva era grandissimo, l'effetto leva si è ribaltato alla rovescia e quindi è andata completamente in crisi tutta l'economia e la finanza mondiale per questi giochetti che si possono fare in finanza, diciamo, nei mercati azionari. Quindi la cosa brutta è che dal 2008 a oggi in realtà non si è fatto quasi niente per impedire che cose del genere possano continuare a fare. Cioè, dal 2008, anche già da molto prima, che si chiede una tassa sulle transazioni finanziarie, che quindi tassi tutte le volte che si fanno degli scambi finanziari, e non è una tassa sulle persone, è una tassa su chi fa la speculazione, e non si riesce ad ottenere, rallenterebbe molto questa voracità della finanza che attira tutte le risorse economiche di tutto il mondo, ma anche regole, diciamo, un pochino più ragionevoli, per cui ci sia un limite alle vendite allo scoperto,
ci sia un limite ai derivati, ci sia un limite al mercato degli scambi valutari e così via. Tirato troppo a lungo, se avete un po' di domande, anche perché abbiamo ancora 10 minuti, mi pare, poi siamo a fine. Vi ho stroncato. Un po' sì. Vabbè, una domanda ce l'ho io. Ma... E quindi... Eccola. Quindi dalla crisi del 2008 com'è che ne siamo usciti? Diciamo? Non siamo più in quella situazione, ci siamo un po' ripresi. Com'è che hanno trovato appunto la soluzione? Diciamo? Beh, intanto c'è stato, non è stato una così indolore. Intanto c'è stato un transfer che è avvenuto non nel 2008, nel 2008-2009 c'è stata una montagna di soldi pubblici che sono stati messi in finanza, ma veramente una quantità, sono soldi che sarebbero bastati per fare 200 anni di obiettivi, degli obiettivi dell'ONU del millennio, di sostenibilità del millennio, no? Non gli SDGs, quelli che c'erano prima. Tutti i paesi, gli stati? Gli stati, cioè quindi il governo degli Stati Uniti, gli stati dell'Unione Europea hanno messo tantissime migliaia di miliardi dentro la finanza. Oggi ti dicono sì, ma li abbiamo ripresi, è vero, la gran parte di questi soldi alla fine sono rientrati, quindi gli stati non hanno perso tutti questi soldi che hanno messo, 1300 miliardi, non ne hanno persi tutti quelli che sono entrati, anzi, in totale li hanno ripresi, d'accordo? Però è stato un impatto enorme, ma questa cosa ha determinato un trasferimento da un fallimento che palesemente, lo diranno anche i libri di storia, nato da un'ipertrofia finanziaria, a una crisi che si è trasferita sulle finanze pubbliche. Cioè, dal 2010-12 in poi, la finanza internazionale, che appena si è ripresa da questo disastro, ha messo la sua attenzione su tutti gli stati che non avevano i conti in regola, tra cui anche l'Italia, d'accordo? Ma non solo l'Italia, ovunque. Quindi, in generale, la crisi si è trasferita da un ambito privato e finanziario a un ambito della finanza pubblica, con ricadute pesanti, perché poi questo ha avuto a che fare con il welfare, eccetera. Ha innescato un'idea di austerity che abbiamo toccato con mano, e che oggi per fortuna stiamo affrontando in una maniera diversa, no? Nel senso che oggi di fronte a un'altra crisi che è questa della pandemia, in realtà non c'è nessuno al momento che sta inchiodando gli stati perché spendono di più, quindi di fatto si è deciso di cambiare completamente, invece dell'austerity, di fare politiche espansive con gli stati. Per come stanno andando le cose, io non mi meraviglierei se tra 2 o 3 anni poi saranno di nuovo gli stati ad essere messi diciamo sotto attacco dalla finanza perché non sufficientemente efficienti. Però come siamo usciti? Beh, ne siamo usciti in realtà senza cambiare le regole della finanza, spostando la crisi dalla finanza privata alla finanza pubblica, e poi perché alla fine quello che c'è da dire è che, se dovessi dirti io, però è il mio pensiero, perché ne siamo usciti? Perché di soldi ce n'è un sacco. Cioè, noi siamo ancora nell'idea che i soldi manchino, ma i soldi ce ne sono tantissimi. Gli ultimi rapporti di Oxfam hanno dimostrato però che l'1% della popolazione mondiale ha il 50% delle ricchezze mondiali. L'1% e il 50% delle ricchezze. Quindi vuol dire che il 99% ha più del 99%, l'1% conta di più del 99% dell'umanità. Noi non li vediamo questi soldi, ma questi soldi ci sono tantissimi e continuano ad andare sempre, anche i libri che ha fatto Piketty piuttosto che altri studi di economia dimostrano che negli ultimi anni, anche quando è cresciuto il benessere per tutti, in realtà è cresciuto molto di più per le classi ricche o super ricche. E questo è un dato di fatto. Quindi in realtà quando poi c'è un momento di crisi i soldi ci sono. Paradossalmente per venirne fuori, ma nell'ordinarietà no, stanno aumentando le disuguaglianze in modo molto molto. La Grecia invece, la Grecia? No, della Grecia non so bene, non sono esperto di queste cose, quindi non so dire cosa è stato fatto bene, se è stato fatto male.
sicuramente la Grecia ha pagato una cosa altissima. Noi siamo messi in Italia non meglio di come era la Grecia, solo che se avessero fatto quello che hanno fatto alla Grecia sull'Italia, crollava l'Unione Europea. Quindi, al di là di quello, io sono convinto che l'Unione Europea è un'ancora di salvezza per l'Italia. Io poi non so che non è una cosa su cui si dibatte tanto a livello politico, ma perché tutti hanno chiaro che se l'Italia va giù, si tira giù anche la Germania. E quindi, alla fine, nonostante tutti i brontoli, secondo me anche giustamente, sul nostro debito pubblico, però poi alla fine non avremo il trattamento che ha avuto la Grecia. È stato un po' un esempio la Grecia, no? Di voler mostrare... Cioè, se per salvare la Grecia, per capirsi, nel 2012 servivano più o meno i soldi che il solo governo inglese ha messo nella nazionalizzazione della Royal Bank of Scotland. La Royal Bank of Scotland è costata 80 miliardi al governo degli inglese, la nazionalizzazione della Royal Bank of Scotland, e la Grecia costava 120 miliardi salvarla. Quindi... Questo per dirvi come è stato veramente fatto due diversi pesi e misura tra la finanza pubblica e la finanza privata. Riguardo questo, posso fare una domanda? Sentite? Sì. Sì. No, vabbè, sì, posto, cioè, penso anche io, regole più stringenti servirebbero a limiti a questo tipo di speculazione, eccetera. Per quanto riguarda il problema degli stati, segnatamente la Grecia e l'Italia, c'è però un fatto oggettivo, secondo me, che le ripercussioni economiche che ci sono state hanno colpito in maniera appunto molto più grave paesi tipo appunto noi e la Grecia, che tra parentesi l'Italia è l'unico paese che tecnicamente non si è mai ripreso da quella crisi, nel senso che il PIL pro capite non ha mai raggiunto il livello 2007, perché ci sono dei problemi veramente strutturali. Cioè il debito di cui parlava prima, cioè siamo l'unico paese che insieme alla Grecia appunto che ha un debito sul PIL che sta al 150, cioè come ora. C'è un problema di qualità della spesa pubblica, del fatto che il grosso se ne va per spesa pensionistica, che abbiamo un sistema pensionistico che soprattutto nei decenni precedenti è stato fatto in un certo modo. E quindi al di là di questo, cioè al di là delle evidenti strutture della finanza eccetera, ma secondo me c'è un problema strutturale, cioè, c'è il problema secondo me in Italia spendiamo male i soldi pubblici spesso per fatti clientelari, socialistici eccetera, o è solo c'è sicuramente questo problema e infatti secondo me non si può sottovalutare né diciamo la pesantezza del problema del debito pubblico, nelle responsabilità che abbiamo tutti, perché sembra che sia colpa di qualcun altro del debito pubblico. Le valutazioni su l'Italia, ora vado a memoria, quindi poi appunto questo sono un fisico, quindi non mi accontento degli ordini di grandezza, quindi non me li prendete a detto questo numero, però a me mi sembra che largo circa noi abbiamo un bilancio dello Stato che è sui 800-900 miliardi all'anno. Questo bilancio dello Stato è fatto per 250 miliardi, roba del genere, quindi una bella mazzata, sono i titoli di Stato, quindi quello che dobbiamo restituire sono titoli di Stato, abbiamo preso prestiti, diciamo, che abbiamo. Su questo ci paghiamo anche lì una qualche decina di miliardi di interessi. Alla fine quello che spendiamo per far funzionare la macchina dello Stato sono 600 e 700 miliardi, insomma una roba del genere. Le stime di quanto viene sperperato, speso male, finisce in corruzione della spesa pubblica sono 200 miliardi, cioè un'enormità. Ora io spero siano sbagliate queste stime, però sono veramente un'enormità rispetto al totale, cioè stiamo parlando di un quarto, un terzo che è speso male. Ora è chiaro che le stime si fanno, sono sempre difficili da fare, però diciamo sono le stime di quant'è anche la corruzione, quindi non è necessariamente tutta spesa pubblica. Però è chiaro che vuol dire che dietro questa
male gestione della spesa pubblica, non c'è soltanto la politica che lavora male, ci sono anche le piccole e grandi corruzioni, da quelle che riguardano i cittadini che cercano un favore a quelle che riguardano chi veramente fa le truffe, alle grosse imprese che riescono a fare qualche manfrina. Se a questo aggiungi i 100 e rotti miliardi di evasione fiscale, beh, capisci che non, cioè, secondo me abbiamo veramente un grosso problema, che dobbiamo risistemare questo tipo di cose, se no è una spirale che non si chiuderà mai, sempre ci terrà sempre un po' appesi. Ecco. È chiaro, poi dopo, nella mia esperienza, non è che non esistano meccanismi di questo tipo in Germania, ci sono, e come, solo che hanno fortuna loro che l'economia va in un altro modo, quindi sì, hanno effetti molto minori di quello che succede da noi. Però sì, abbiamo un problema. Da questo punto di vista, ecco, e c'è un po', che secondo me mi capita di girare, sì, tanto l'Europa, un po' una mentalità, cioè da noi alla fine c'è un po' l'idea, ora sembra, scusate se scendo su questa idea, sembra quasi se uno però ce la fa sgamare un incentivo quando non ne aveva il diritto, ecco, è uno furbo. Bisognerebbe che anche culturalmente fosse considerato. Uno ci ha fregato dei soldi a tutti. Ma puoi ripetere? Scusa. No, ma infatti a proposito di questo c'è... Prego? Ugo, chiedevano di ripetere l'ultima cosa che hai detto. Dico che c'è un problema culturale, perché... tendenzialmente in Italia c'è molto più si guarda con potenzialmente più benevolenza rispetto ad altri paesi quando uno è riuscito ad avere un incentivo di cui non aveva il diritto, e questa cosa è un danno per la collettività. Dovremmo stigmatizzare il fatto che se qualcuno prende un incentivo di cui non aveva diritto, beh, sta fregando anche i soldi delle mie tasse, per essere chiaro. C'era un'altra domanda, forse. Leonardo. Sì, no, in realtà volevo riferire, cioè riguardo all'evasione, c'è una, beh, non è una tesi, è un'opinione da parte di un famoso docente universitario che è Michele Boldrin, che insegna alla St. Louis University, oltre in svariate università, ed è particolarmente attivo sui social, c'è un canale YouTube seguitissimo, che su questa cosa della lotta all'evasione ha fatto diversi interventi. E niente, Boldrin sostiene che dal suo punto di vista è illusorio pensare, se si stima l'evasione tra 8 e 100 miliardi di euro, pensare che quelli siano soldi che potrebbero entrare nelle casse dello Stato effettivamente, perché lui dice in realtà il grosso dell'evasione italiana deriva dal fatto che l'Italia ha un tessuto fatto di piccole, piccolissime imprese, le quali senza l'evasione sostanzialmente fallirebbero. Quindi lui dice, se effettivamente pagassero tutte le tasse che devono pagare, sarebbero costrette a chiudere, e quindi anziché pagare, oggi fanno, anziché 10 pagano 8, però se le pagassero tutte e 10 le pagherebbero per un anno solo, perché potrebbero chiudere e non pagherebbero più manco quello. Quindi lui dice, in realtà il problema è proprio questo, no? la struttura del io non sono un esperto di questioni fiscali, è chiaro che se te hai 100 miliardi di tasse non pagate è comunque un problema, anche se non le devi prendere tutte, però vuol dire che è un indicatore palese che qualcosa non funziona. Non dico che dobbiamo mettere un più da qualche parte, però è un indicatore palese che c'è qualcosa che non funziona, come del resto la stima di 200 miliardi di mala gestione e di corruzione, che è una roba pazzesca. Cioè, le finanziarie sono molto più piccole, per capirsi, sono un decimo di queste due cifre messe insieme che abbiamo detto, quindi insomma abbiamo un problema. Va bene, dai, io spero che se quando ci vediamo, che nelle prossime volte però avrete anche parti meno depressive. Io ci ho tenuto, spero che l'abbiate apprezzato, la prima parte della lezione, a cercare di farvi capire quali sono gli elementi positivi, perché sennò uno gli piglia solo lo sconforto, perché questa seconda parte secondo me è quella che genera un po' di sconforto. Io spero anche un po' di voglia di approfondire per cambiare.
per cambiare un po' le cose. No, anzi, ti ringraziamo per il linguaggio semplice che hai usato e che ci ha permesso di entrare e di avvicinarci a questi argomenti che sono in genere ostici, appunto in maniera semplice e simpatica, appunto, come Ugo è sempre. Lo ringraziamo ancora. Ho fatto un libro, ora mi faccio una pubblicità, ecco. Il giorno. Con chiare lettere, dalle trasmissioni che avevo fatto con Certo. Ticci. Lo vedrete, vai. Grazie mille. Si trova già in dal 5 si trova, dal 5 i soldi danno la felicità. Grazie. Ciao. Grazie. Grazie ancora e vi diamo appuntamento alla settimana prossima con il corso del Villaggio dei Popoli. Ciao a tutti. Grazie Ugo ancora. Ciao, buonasera. Arrivederci.